bene, rieccoci qui per le interviste. Abbiamo Io con sono noi Laura, tu ciao. subito Salvo Sardina che si è classificato in seconda posizione pur lamentandosi durante tutta la settimana. Allora, Salvo, com'è andata? Che devo dire, bene, nel senso che comunque, Meno male. diciamo, no, essendo che le previsioni erano quelle di finire in qualche gomma di cemento sparsa per la pista, quindi diciamo già finirla è stata una cosa che non mi aspettavo sinceramente, anche perché durante tutta la fase pre-gara non sono mai riuscito a finire uno stint, salvo ieri sera, così un po' per miracolo. Quindi insomma non pensavo, poi in effetti stasera ho trovato una buona concentrazione, dall'inizio ho schivato un parapiglia che c'è stato alla prima curva, sono partito Pensa tu in malissimo, oceano. però poi in Infatti. effetti sì, ci sono rimasto piantato, avevo provato 300 partenze, mi riuscirono tutte abbastanza Pensa bene, tu in poi oceano. le tre partenze che mi sono servite in gara, cioè quella iniziale e quella dopo i box, dopo la sosta ai box, le ho cannate tutte clamorosamente, quindi vabbè, insomma, da questo punto di vista possiamo solo migliorare. Poi diciamo, no, la gara è stata abbastanza bella perché comunque abbiamo battagliato, ho rimontato inizialmente lo svantaggio, ho battagliato Pensa giù in poi oceano. con Davide, con Daniele, un Sì. pochino con Andrea, anche Pensa se giù in lui, oceano. diciamo, aveva Pensa totalmente un giù in altro oceano. passo. E insomma, diciamo che se continua così, la cosa che mi dispiace è che il campionato pare che sia finito ancora prima di cominciare, perché con tutta la buona volontà veramente oggi non ce n'era assolutamente per nessuno, anzi ne approfitto per fare i complimenti a Giacomino che è stato come al solito, perché lui non lo scopriamo certo oggi, veramente imprendibile, perché quando lui è in giornata non c'è veramente nulla da fare, però insomma l'impressione è che la macchina, spero che sia una questione di questa pista, ma l'impressione è che la macchina andasse veramente troppo troppo forte. Non ho avuto poi nei tempi di il passo gara di gelo, lo guarderò più tardi, però insomma penso che mi dava un secondo e mezzo giro, nonostante la sosta in più che io avevo calcolato in 60 secondi, 55 secondi, è arrivato al traguardo con 35 secondi di vantaggio, quindi ha preso di passo in 70 giri qualcosa come 90 secondi. Sì, sicuramente su questa pista la Ferrari Sì, però era sai, nettamente superiore. il problema non è tanto quello dell'allungo, perché sia Pipolo, nei pochi giri che ho avuto modo di stare Pensa con giù in Pipolo, oceano. Pipolo diciamo nel rettilineo alzava il piede, quindi più o meno avevamo la stessa velocità. Il problema in realtà è quello che succede in uscita di curva, dove hanno veramente una Pensa giù in oceano. coppia, queste macchine spaventose, quindi se riesci a tenerla, Pensa che è giù in sicuramente oceano. Pensa giù in difficilissimo tenerla, oceano. non lo metto in dubbio, ma se riesci a tenerla non ce n'è per nessuno, perché te ne vai immediatamente. Poi è anche vero che io non le marce non le tiravo al massimo perché ho dovuto risparmiare per fare le due soste. Ma però sicuramente se avessi tirato non avrei mai, mai, mai avuto il passo che avevano loro. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che sia una questione della pista. Ma c'è da dire anche che io con la mia macchina non è che posso sperare nelle piste lente. Quindi ho un po' quella Certo. sensazione che stiamo un po' indietro. Sia nelle piste veloci le prendiamo dalla Karma, nelle piste lente le prendiamo da tutti gli altri. Ma Quindi vedremo sempre comunque, che le come Karma detto. non siano ancora avvantaggiate anche lì. Comunque sì, vedremo, però sai, sono un po' deluso per quello, perché comunque ho fatto, penso, una grande gara, non ho sbagliato nulla, neanche una sbavatura in 2 ore, insomma speravo di potermela giocare, però comunque un secondo posto sono contento perché le prospettive, diciamo, erano quelle di finire Bene, sul muro, per cui. bene, dai, grazie, grazie A Salvo. voi ragazzi. Nel frattempo è arrivato anche Giacomo, il vincitore di questa gara. Giacomo, Buonasera a se tutti ragazzi. ciao, Ciao. ciao, se ci Ciao, vuoi ciao, raccontare ciao, ciao. qualcosa. Ma innanzitutto devo dire che sono sorpreso di essere arrivato alla fine, visto il terrorismo che c'era stato su questa macchina, se così posso dire. Devo dire che rispetto a quello che pensavo è meno fragile del previsto, comunque questa macchina, perché
ho fatto pare più di una scalata abbastanza decisa, ma senza comunque avere grossi problemi. Diciamo che, vabbè, vedendo i tempi delle prove, effettivamente c'erano dei secondi tra la Ferrari e anche le altre due più veloci. Ecco, quello pensavo che in gara il divario effettivamente fosse meno, quello senz'altro. E quindi hai avuto modo anche di amministrare, quindi di sfruttare meno la macchina, il motore? Sì, perché comunque diciamo che se da una parte effettivamente con quel tipo di freni non potevi rischiare Con di quel tipo stare di freni attaccato non a potevi quello rischiare davanti, di stare quindi il attaccato a sorpasso, quello davanti, in poche parole, dovevi farlo solo nel quindi il dritto, però nel dritto sorpasso effettivamente era davanti, molto in poche agevole, parole, cioè a quindi il livello di sorpasso velocità dritto, però nel dritto non effettivamente ce n'era era molto proprio. agevole, cioè a livello di velocità Di non conseguenza anche ce n'era proprio. negli altri Di settori conseguenza potevo anche negli rischiare molto meno, altri. senz'altro. Bene, bene. Direi che hai fatto una gara senza errori, quindi. Sì, il fatto di non aver fatto errori secondo me è stata veramente la cosa più importante, nel senso che comunque sarebbe bastato anche, cioè, un testa coda, avrei perso quei 20 secondi che mi potevano comunque mettere alle spalle qualcuno e diventava tutto più Certo, complicato. bene, bene, dai, ottimo, complimenti di nuovo. Sì, poi volevo aggiungere una cosa, che ho perso 5-6 kg, credo. In Infatti, queste 2 ore, però, vabbè, avevano sottolineato anche la difficoltà fisica e psicologica di tenere le insomma. Sì, tre ore. in effetti è vero, confermo. Qui c'è poi Pipolo, Andrea Pipolo, anche lui con la Sera. Karma. Ciao Andrea, Raga. classificato Quarto. quarto, vero? Sì. Sì, ho fatto un po' troppi errori. Hai qualche errore, l'abbiamo visto, mi sembra, anche Mannaggia. una sosta in più non prevista. Ah, No, tre ne ho fatte. 3 ne hai fatte. E allora No, c'era un errore, cosa è successo? Che hai mi perso. sono girato dopo 4-5 giri per un errore mio così stupido. E là ci ho perso 10-15 secondi. Poi alla sosta ho provato a non cambiare le gomme. Ah. Solo che non sapevo che alla fine non guadagnavi niente in termini di tempo. Cioè sempre 30 secondi ci mettevi. E tipo al secondo stint, dopo 10 giri, non tenevo più la macchina, mi sono girato un paio di volte. Ah, ecco. Poi il computer si è bloccato, mi ha cacciato sullo schermo un altro 15 secondi. Avete tutte, insomma, stasera. Fatta sì, un po' di danni. Mi sono fatto la camminata. Niente. Questa poteva andare meglio. Però mi sono Beh, divertito. è È stata importante bella. quello, Sì, importante la macchina è quello. bella. E qualcuno sa cosa è successo a Spada? No. Devo aver fatto, sentivo Daniele che l'ha visto, una botta, comunque non so Ah, come, cioè, comunque noi avevamo supposto un colpo di sonno perché no. È andato dritto, praticamente, senza frenare, senza niente. Vabbè. Poi per finire il gruppo 1 mi sembra c'è Umberto Re. Ciao, ciao a tutti. Ciao Ciao Umberto. Umberto. Ciao. È arrivato sesto, settimo. Settimo, settimo. Settimo. Com'è andata a te? Settimo sudando, sudando parecchio. No, è Anche andata te. bene. Io ho amministrato perché sapevo che qua bisognava arrivare in fondo, non tanto tirare al massimo, perché la pista è un po' bastardella. Perché Sì. Le gomme. si presta molto alla labirintite, cioè a volte non sai dove sei, quindi ho cercato di stare concentrato più possibile, sì, facendo i tempi più o meno che riuscivo a fare, ma insomma stando leggermente più alto, sperando in un consumo più ridotto. Invece la Capri consuma veramente tanto e ho rischiato anche di dover fare la terza sosta perché sono arrivato con 2 litri, quindi Appena pur non tirando, confermo. eh sì, infatti, boh, vabbè. Comunque sì, non si è rivelata una gran, forse il circuito non era neanche tanto adeguato a questa macchina, però vabbè, insomma, abbiamo limitato i danni, diciamo così, dai.
Comunque è bello, molto, molto divertente, molto bello. Puoi vedere le Ferrari che ti superano a velocità curvatura, è veramente impressionante. Passo dei momenti in effetti, sì. Pensa con la Capri 1400 Sì, come più è bella vero, ancora. e poi di contro superare tutte le 1400 con lo stesso effetto è veramente, veramente bello, sì. Pensa ci sale 1400. A 1400 mi hanno staccato io una sportella a un certo Bene, punto. Io le cose, le Ferrari le sentivo arrivare quando stavano chilometri indietro. sono silenziose anche, Era hanno terrorizzante, sì. altre Infatti caratteristiche. non Sono guardavo molto manco lo specchietto, era silenziose. inutile. In gruppo 2 c'è Bonatti, Luca, che mi sembra abbia fatto un'ottima gara, è arrivato quarto. Discreta gara. Beh, Beh, insomma. ecco l'altro lagnone. No, dai, discreta. Questo non si può fare. User left your channel. Come vuoi Com'è andato? commentare? Qualifica è andata così così. Ho User avuto joined your solo un channel. giro utile per errori miei. Mi sono messo in ottava posizione. Partenza anche quella così così. Mi sono ritrovato decimo o dodicesimo, piano piano risalito fino alla sesta, fino a un certo punto ero anche terzo. Sì, infatti li abbiamo visti anche terzi. Poi sono stato raggiunto dalle Porsche e niente, poi se ne sono andate, poi le ho trovate ai box con la mia stessa strategia, sono rimasto un po' User left your channel. perplesso, tranne. User left your channel. E Portato la quindi macchina al macchina a traguardo, ho traguardo. battagliato un po' con Giuliano, che devo dire che con una BMW 320, guarda quel punto lì, che era qui quarto quando l'ho recuperato, ho fatto niente male, insomma è andata bene, l'importante era arrivare al traguardo visto che la pista era un po' ostica e perdonava poco e niente. Sì, infatti. Ti credo, durante tutto il campionato sarà importante arrivare al traguardo. E confidiamo adesso forse qui si magari la nostra vettura staranno di noi. Sicuramente penso anch'io che le prossime piste saranno più livellati i gap. Giuliano, complimenti. Grazie, ciao a tutti. Ciao, era un Hai po' che vinto? praticamente vinto, sì. Beh, quasi. Sì, con la macchina che si Per me era ritrovava, sì. mezza vittoria. Era anche un po' che non correvi, mi sembra, no? Eh sì, ora da qualche tempo effettivamente che per tutta una serie di cose non prendevo mai il volante. Quindi hai fatto un quinto posto? Ho fatto un quinto, è stata una di quelle gare particolarmente fortunate dove ho sbagliato abbastanza poco. User Sono left your partito channel. bene, sono partito già al primo giro ero terzo, quarto e ho insomma, ho tenuto la testa della gara abbastanza insieme agli altri. Poi chiaramente piano piano nel corso dei giri delle macchine più veloci facevano sotto e chiaramente mi bravano sistematicamente, però nel corso della gara vedevo che più o meno non c'erano distacchi tali da subire il tempo della sosta, quindi con il gioco delle soste insomma io chiaramente ero obbligato a fare sosta. Unica sosta a metà gara e ho tirato finché ho potuto, quindi quasi a secco di benzina, ho tirato proprio fino all'ora di gara, a fare la sosta proprio che avevo penso un litro e mezzo. Quando sono uscito ero ottavo, sono riuscito a recuperare praticamente fino al quarto e poi ultimi giri, un po' di bagarre con Luca, insomma ci siamo divertiti un po' e ho chiuso quinto, ma in 3-4 giri chiaramente ho tirato remi in barca perché non so se arrivavo anche io con la benzina in Alla fondo. fine, sì. Bene, Però è stata comunque. una gara insomma azzeccata, ecco. Bene, Molto complimenti. contento, grazie. Abbiamo con noi anche Giovanni Chiarotto. Giovanni, ci sei? No, non si sente. Abbiamo anche Roberto De Filippis. Ciao. Ciao Ciao Roberto. Roberto. Com'è andata la tua gara, Roberto? Ma
abbiamo visto un po' remare. Senza infame e senza lode, per dire, perché ho fatto una buona qualifica, ero il primo delle beta, questa è già una cosa buona, dodicesimo tempo, quindi buono, buona partenza, anche se ho visto davanti a me quelle le macchine più potenti che non sapevano come fare a partire. Mi ero messo là dentro nel mezzo, non ho posto. Solo che al secondo o al terzo giro, non so chi, e spero di vederlo poi nel replay, mi ha dato una botta tremenda nell'ultimo curvone e mi ha fatto andare oltre le siepi. Non so come ho fatto a rientrare dentro, non lo so, ho trovato un buco e sono rientrato, però la macchina era tutta fuori combattimento, quindi mi sono dovuto subito fermare, e quindi da quel momento in rimonta piano piano, poi un altro, purtroppo un altro incidente, e pazienza, insomma, comunque alla fine decimo. Un po' Bene. ringraziando gli altri che si sono ritirati, Beh, ma sono così, le gare si fanno anche sì, così, eh. ma infatti, mi dispiace per questa cosa, perché non lo so, cioè al secondo giro già arrivare come siluri, perché è arrivato come un siluro, io ho preso, non mi sono neanche reso conto, ho preso la botta e la macchina è volata in aria, e ripeto, come sono uscito e rientrato, non lo so. Intanto ce l'ho fatta e mi dispiace, infatti vedremo chi si è, poi te lo chiederò, spero che mi scriva qualcosa sul forum, dico sono incendi di gara, però al secondo giro arrivare Certo. come un missile addosso non è bello, dai, No, certo, non è pazienza, bello. spero, dai, per il team è importante, ce l'ho fatta, anche perché quest'anno tengo tanto a stare bene, quindi speriamo, Bene, bene, questo campionato mi bene, bene. piace tantissimo, questo è un mod che adoro. E quindi vorrei fare bene, spero. Bene, dai, in bocca al lupo allora per il Grazie, proseguo del campionato. grazie, Forse è arrivato Giovanni? grazie. Sono? Ah, ciao Giovanni. Ah, scusate, avevo problemi con il microfono. Ah, ok. Ah, Ciao, ciao. Perdonami se non mi ricordo come sei arrivato, ma... ho finito tredicesimo. Ecco. Ma praticamente facendo l'avvoltoio, cioè recuperando sui ritirati. No, praticamente alla partenza c'è stato un mega botto, poche curve dopo la partenza, macchine fermate dappertutto e mi sono stato coinvolto anch'io. Non ho fatto tanti danni, però poi sono ripartito e ora che sono ripartito ero praticamente quasi ultimo staccato. Poi ho cominciato anche a perdere un po' la Dio, sei il secondo concentrazione, piano. poi sono andato a schiantarmi, però non contento di questo, sono andato a riparare i box. Poi riparto, ovviamente supero il limite di velocità. Stop and go, poi altro tempo perso, poi per non farmi mancare nulla verso la fine mi schianto ancora un'altra volta, vado a riparare i danni, però stavolta mi ricordo di mettere il migliore. Poi niente, riparto e mi dico qua, vabbè, qua ormai è andata come è andata, cerchiamo di arrivare alla fine. Alla fine sono venuto tredicesimo, diciamo elemosinando posizioni, ritirato davanti a me. Vabbè, ci vuole anche questa volta, User no? left your channel. Esatto, dai, comunque sia una gara un po' travagliata. User left Oh, your la channel. pista secondo me è un po' particolare, un po' anomala. Beh, sì, Un po' strana. una E pista, insomma, una ho bella. fatto un po' di fatica. Forse, ma dai, vabbè, comunque per me è già tanto finirla perché con quelle gommelline le vie di fuga la vedevo molto brutta. Sì, infatti l'abbiamo sottolineato più volte anche in diretta. E più di uno si è fermato sulle gomme. Ho Va bene. che si è inventato di mettere le gomme lì. Non lo so. Va bene, direi che abbiamo concluso il giro di interviste. E con questo ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto Alessandro per la regia e per il tempo che de ha dedicato. E basta, ci vediamo alla prossima gara, il 6 maggio, ricordo che sarà, la prossima gara sarà a Sebring. Buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte.